Oggi, 25 giugno 2022, all'indomani della festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, celebriamo la memoria del Cuore Immacolato di Maria. Ed è anche la felice coincidenza con l'inizio del 41esimo anniversario dell'inizio delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje. Quante volte la Vergine Maria ci ha detto, la Regina della Pace, Dio mi ha permesso di stare ancora con voi. Ecco, è bello vedere come questo ce lo ricorda la vicinanza di queste due ricorrenze che la Chiesa ha voluto, il cuore di Gesù e il cuore di Maria. È dal cuore di Dio che è venuto a noi il dono della Madre, è dal cuore aperto di Gesù che è venuto a noi il dono dell'amore della madre, proprio quello che ci ricorda il Monfort quando dice che dobbiamo consacrarci a Gesù per mezzo di Maria. Dal cuore di Dio è venuto a noi il dono della madre, per mezzo del cuore della madre noi dobbiamo tornare a Dio, tornare a Gesù, tornare a vivere Gesù. Il nostro cuore non potrà essere identico a quello di Maria, però il cuore di Maria ci è di modello, perché possiamo essere un cuore umile, un cuore che ascolta, un cuore docile. Solo così il nostro cuore potrà essere, diciamo, ritrovare quel rifugio nel cuore di Maria. E allora il cuore di Maria sarà, ecco, il nostro rifugio, la via che ci condurrà a Dio, come lei stessa ci aveva detto a Fatima. È tempo che i nostri cuori si purifichino, proprio come ci ha detto la Regina della Pace nell'ultimo messaggio il 25 maggio scorso, che noi allontaniamo dal nostro cuore gli spiriti impuri e che il nostro cuore divenga strumento di Dio, perché possiamo diventare operatori di pace. E allora questo è anche l'augurio che vi faccio in questo giorno di gioia. Il cuore immacolato di Maria sia veramente con voi e sia la vostra gioia. È la gioia e la speranza di tutti. Siamo stati voluti dall'amore di Dio e torneremo, siamo chiamati a ritornare all'amore di Dio per mezzo dell'amore della Madre. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, Regina dei Cuori, e di San Luigi Maria di Montfort, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.